Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Di? Vino! Ma il divino dice no! È orecchiabile però. È orecchiabilissima. Noi la strada la sappiamo. La strada. Ricordiamo, sei sediari, una benedizione, una maledizione. Detto, prima tu sei... Si era informato un ragazzo. Sempre a me questa responsabilità. Eccolo, eccolo. Bisogna andare in direzione di via Vittoria Argentina. E che via dei sediari è sempre sediari. Un'altra di via di Torre Algeria. Guardate intento questo signore, questo signore rischia la vita, senza saperlo il divino fa un miracolo e lo salva. Guarda. Sì. Attenzione! E il divino l'ha salvato e questo è un miracolo, ragazzi, questo è un miracolo. Un miracolo del divino Terno. Attenzione, via di Torre Argentina. Noi dovremmo trovare o sulla destra o sulla sinistra via dei sediari. E andiamo! Al limite indoviniamo la strada sul momento. No, ma vediamo un'occhiata. Anche non ci sono gli astri, non possiamo orientarci. Come funziona? Seguiremo le nostre percezioni. Giusto. E questo è un altro miracolo. Questo è un altro miracolo. Cosa vuol dire vivere un giorno con il divino Terno? Ma non è proprio un giorno, insomma, diciamo un certo numero di ore strategiche. Strategiche, non tattiche. Comunque, la creme della creme. Sarà la presentazione di demoni, angeli e dei del pensiero di Agostino di Ippona, commentato dal Divino Tempo. Dopodiché ci sarà un dibattito, si presume, con il popolo, probabilmente perché c'è molta gente che con la crisi economica non sa come passare il tempo libero e quindi non hanno niente da fare. Fila e si siede gratuitamente in un luogo, perché almeno per quanto riguarda l'Italia non migliorerà affatto, anzi peggiorerà. E questa è una previsione del futuro, quindi un'altra volta manifestazione di potere. Una previsione rosea, devo dire. Quando non si può fare un rituale, qualcosa per togliere questa crisi economica? Bisognerebbe prima capire un altro miracolo. È vero. A vantaggio di chi andrebbe l'eventuale ripresa economica. Secondo la nostra visione occorre prima ristabilire la democrazia in Italia, che non esiste se non in forma larvale. Io rappresento una forza di opposizione all'autocrate. Ero molto interessato. Non ti piace la libertà dei radicali, per esempio. Eccolo, è grandissimo. E lui lo insulta a distanza e vale. E vale. Questo è un insulto. 8 sediari, 5 miracoli, 2 maledizioni. Andiamo a fare un attimo una pausa. Siamo dietro il Pantheon. Ecco, tu sai dov'è. Cosa ti dice il navigatore, per esempio? E ci siamo persi di nuovo. E di nuovo scarico la responsabilità su Riccardo. Per dare poi la possibilità al pubblico di fare delle domande. Qualche previsione al volo? Eccolo, eccolo. Su che cosa? Su tutto, sulle politiche, su tutto. Credo che Renzi avrà una maggioranza puramente numerica, ma il vero vincitore sarà Grillo. Ah, ma grande, grande mago. Questa vale come insulto, eh? Col senno di poi non è che io gli darei due anatemi, perché non c'entriamo un cazzo questa cosa. Ho disoccupato magari. No, era il tassista, era. Ah, era il tassista? Era il tassista, era il tassista. E cosa ha detto? Ci servivi te per dire questa stronzata. Agostino non tanto, perché Agostino in realtà credo che se fossimo contemporanei non riuscirei a sopportarlo molto. Misogino un po'. E qui lui sta dicendo una cosa importante, ossia che alla fine gli è andato sul cazzo Sant'Agostino. E quindi se è così antipatico, perché proprio Agostino come tematica? Ma intanto perché quando ho iniziato ad occuparmi di Agostino ancora non sapevo che mi sarebbe diventato così antipatico. Intanto guarda questo qui epilettico dietro che passa. E allora una volta che il lavoro era andato avanti è chiaro che non potevo sprecare il mio tempo solo perché era diventato antipatico. Però ho formalizzato il mio pensiero con alcuni commenti molto chiari su cosa... Voi non potete vederlo, ma dall'altro lato c'era la folla che ci osservava. Però io lo adoro quando parla di Sant'Agostino, è super anticonformista. Anche perché... Penso vogliano fare una foto. Attenzione, nuovo counter! Ecco, nuovo counter, fotografie. Prego. Non ci saranno che facciamo foto. Fare una foto. Qua viene una foto. Grande! Grande! Mitico, mitico. Uno dei più seri. Uno dei
è foto. Sì, sì, sei uno dei più sedenti. Se vi interessa alle 20:30 qui a 300 metri presso la libreria ASEC. Silenzio, silenzio, silenzio totale. E dov'è? Dov'è? E qui in via dei Sediali a 300 metri. No. Via dei Sediali. Via dei Sediali. Come sedia. Sediali. Via dei Sediali. Ora vediamo. E 15 sediali. Sì, abbiamo fatto la foto. Comunque, se vi interessa, alle 20:30 presentiamo qua a 300 metri il nostro ultimo libro. Ah. E all'ingresso della casa. L'ingresso è libero. Via dei Sediali a 300 metri. E sediali di nuovo. Ma guarda, lo stanno circuendo, ma povero te! Questi sono fatti di doppia foto, non si vede mai a terra due, quindi l'hanno messo doppio punto. Sono tutti e tre imbarazzati in questo momento, però dovevano fare la foto. Sì, i rituali di circa 12 anni fa circa. Ah, ecco, pensa un po'. No, io ero troppo piccolo. Sì, ed era, non, secondo me era Buona Domenica. Non Buona Domenica, Buona Domenica. Con Costanzo. Con Costanzo. Nel sito. Certo. Diciamo chi l'ha fatto, logicamente. Ecco. Questo in realtà era un video, ah. Me l'ho fatto contare foto. Eccolo, anche lui. Non abbiamo parlato. No? Vedo attrezzature. Questo è il nostro. Fatto una piccola passeggiata per Roma. Per Roma. E qui finalmente via dei Sediali, l'ho detto io, quindi non vado a counter. Dovremmo un po' spelungarlo con il nostro microfono con la. Sì. Ma lui che non segue con la papalina in testa, sì. Guardalo! Guardalo! Sì, questo qua era un po' viscido, devo dire. E finisce anche questo episodio con 16 sediali, 6 miracoli, 3 maledizioni e 4 foto. Vai al prossimo video. Se noi diciamo Elo, voi rispondete Him! Elo! Him! Elo! Him! Elo, him.